Ok, la serata è iniziata, abbiamo iniziato la diretta quindi dal capannone con i nostri mezzi da sbarco e subito quando c'è festa arriva, no, non tu, prima donna del cavolo, dai, seconda donna, una vera brasiliana, una bellissima donna cagliente, ovvero Fabrizia Casati. Allora Fabrizio, per il nostro pubblico online, come gli cambia l'espressione, guarda lì, il sorriso, hai visto? Tre deficienti però, proprio tre deficienti, va bene, dopo ci troviamo lunedì a spazzare, piazzare a Mendrisio, a togliere tutta la segatura qua dal capannone di Airolo, sì. Va bene, allora, come stai? Tutto bene, ci stiamo divertendo, i mondiali sono iniziati e noi ci siamo, Ma che bravo, hai visto? Ma sei, sembri proprio uno che guarda sempre davanti alle telecamere. Il trucco è questo, guarda, cioè sorridi, ammicca le tue amiche casalinghe che guardano dal web. Veramente di gran livello il nostro spettacolo online. Non da poco. Va bene. Dimmi solo una cosa, il grado di professionalità delle svedesi. Tu so che hai il cuore e mi ricordo anche all'epoca dei passati. Gangsta bro, tac, good morning. Hey do Sweden. Perché ci sono 25 nazionalità, voglio dire. Sì, sì, no. No, ho semplicemente salutato. Ecco questo personaggio che vedete in questo momento, come si chiama Fabrizio? Presentacelo. Scusa, lui è Elvis, grande chitarrista dei Cugini di Montagna e grande esperto maestro di sci, ragazzo, come lo vedi? Elvis, perché Elvis? È proprio il tuo nome o fai anche questo personaggio? Beh, la bananina non ce l'hai più. No, vabbè, l'età anche non me lo permette più. No, comunque mi chiamano così gli amici perché Elvis è un po' un abbinamento. Ah, ok, da quanti anni sci? Ma guarda, sinceramente non mi ricordo, comunque ero un bambinino piccolo con gli sci. Quindi facevi telemarca, da roba del genere? Sì, visto che ho quasi 100 anni facevo ancora il telemarca, sì. C'erano già le locomotive che passavano e stavano facendo il buco del Gotardo, sì. Bene, vuoi fare un appello ai nostri visionatori online? Vuoi salutare qualcuno? Ma in particolare no, saluto tutti quanti mi conoscono e basta, ciao a tutti. E mettete il casco? Questo sicuramente sì. Paraschiena, il guscio? Ma anche quello, cioè quelli che fanno un po' questo sport, non è uno sport estremo, comunque è consigliabile. Col freestyle, surtout, come dicono i francesi, ci vuole. Sci o snowboard? Ma io principalmente sci. Snowboard sì, mi piace, però principalmente il mio sport è lo sci. Ok, prosegue la nostra serata fantastica. Abbiamo incontrato un altro personaggio di Rete 3. Vieni qua, per favore. Solo per il web, lo potete vedere. Lui è il Keuli. Perché sbaglio sempre i nomi, perché sono un imbecille. Allora, Keuli, tu che cosa fai? Io questa sera sono venuto appositamente per voi due, il Griso e DJ Stercoraro. Ma no, alla Rete 3, tu sei anche tu sei nella famiglia di Rete 3, che cosa fai? Dove ti si sente? Per quale motivo? Dove, cosa, quando, come? Ma principalmente per la strada. Il famoso on the road. Famoso on the road, raccolgo le voci per strada, ogni tanto faccio l'agenda. E come ti tratta la gente quando gli punti questo microfono in faccia? Ma di solito raccolgono vari ortaggi, me li lanciano. È per questo che indossi questo cappellino, per darti una certa serietà, un'autorevolezza. No, non l'autorevolezza, ma per proteggermi dagli ortaggi. Ah, perché li gonfio proprio. Sì. Questo era Claudio Keolini di Rete 3. Ciao Claudio, alla prossima. Gentlemen, siamo qui nel capannone, sembra che è appena iniziata la serata, ma siamo qui già da 2 orette a trasmettere dal capannone, qui la partenza della teleferica di Airolo, quindi in zona caseificio. Incredibilmente quasi puntuale. No, 22 e 2 minuti. E 1, 2, 2, 1. Ma smettila di comprare gli orologi di latta. Cosa succede? Goldrake! Sta arrivando Goldrake, Gundam! Oh, il futuro è stasera, mi devo preparare! Devo comprare una camicia, una bellissima camicia! Una bellissima camicia!
presenta La febbre del venerdì sera. Però abbiamo due personaggi che sono, diciamo così, abbronzati. Abbronzati, ok. Con la bronzatura panda, però. Però sono i personaggi tra i più importanti di queste situazioni, perché se non fosse per loro non si scierebbe, secondo me. Quelli che macinano la neve, esatto, la notte. Abbiamo, aspetta, che stacco il microfono e vado a salutare Bubu. Ciao Bubu. Ciao. E anche Remo. Ciao Remo. Ciao. Sono due gattisti che praticamente cosa fanno? Rimettono a posto in sesto le senti, aspetta. Vai. Sono quelli che funziona. Mettono a posto le piste anche di notte, per permettere poi il giorno dopo alle persone normali, quale me o quale lui, di sciare. Giusto? Normali? Vabbè. Normali o pseudotali? Vabbè, comunque okay. Non bisogna essere neanche del tutto normali a salire con il gatto delle nevi su certi pendii e certe discese. Vabbè, io dallo sguardo di Bubu starei attento a quello che... L'occhio assassino. Appena finito, tra l'altro, credo, è vero, lavorare la neve. È vero. Se finito un attimo fa... Quanto ci mettete a rifare le piste di Airolo qui? Dipende un po' da come sono le condizioni della neve. Normalmente dalle 4 alle 5 ore. Ma tu hai iniziato facendo proprio questa disciplina, che è relativamente nuova? O hai iniziato come tutti con gli sci, piano piano, e già andavi con lo snow? O già facevi salti, cose così? O già pigliavi a spallate le persone? No, allora io ho fatto sci alpino fino all'anno scorso, e poi quest'anno ho fatto 3 gare di sci cross e questa è la mia 4ª gara e basta. Cioè, per essere la 4ª, già i mondiali non è male. Dallo sci alpino al freestyle, com'è questo passaggio? Il freestyle è più tranquillo, più divertente, più... Più tranquillo, cioè vuoi la tranquillità sugli sci? No, l'atmosfera. Cioè, dopo sugli sci l'adrenalina c'è, più è più di più. Va bene, fai il saluto agli amici che guardano dalla web. Allora, dal web, anche il nostro amico, come ti chiami? Genio, va bene, dai. Genio, hai capito? Vuole l'anonimato comunque, ragazzo. Il look è fantastico comunque. Io veramente adesso ti chiederò poi, non a microfoni spenti, un pochino dove trovare questo abbigliamento. Allora, www.yukipark.ch è il sito nuovo, interattivo. Si può... Ognuno può entrare, fare il login, può mettere le sue foto, può interagire, può... Sta migliorando, non è ancora al top, però sta... Ma di cosa vi occupate? Noi siamo lo snowpark di Airolo. Ah, ok. Quindi tutto quello che è salti, kicker. Cioè, c'è la traduzione per quelli che capiscono. Io so fare i 360, sono abbastanza bravo. Buona lì. Io addirittura il 720. Il 7 per 1000 come in Italia. No, non sì, il 720 no, 720, cioè... Vestiti da piccolo, guarda qua, guarda, c'è il culo fuori, sa. E lo scarpone, sa. Ma io non so, questo paraculo, questo paraculo. Io che parlo. Ecco, ma tu che cosa fai? Tu gareggi qui ai mondiali freestyle juniores o sei già troppo grande? Io sono già troppo vecchio, non troppo grande, sono qua a lavorare per Yuki Park. Ma fai freestyle? Sì, faccio freestyle e sono nella società Yuki Park, gestiamo un parco, è vero? Ah, ok, quello di cui abbiamo parlato mezz'oretta fa. Quante ossa ti sei già rotto? È una domanda bellissima. Rispondo io. Tutte. Esatto, 9 infortuni in 4 anni sulle ginocchia e via. E riesci ancora ad andare tranquillo? No. Adesso è bello scherzarci, Beppe. No. Cazzo. Cioè, ricomincio domani. Allora in bocca al lupo, ragazzo.